Benvenuti a breve la tredicesima puntata della quinta edizione di Messina può rinascere. In questa puntata ci occuperemo di risanamento che non è mai avvenuto in questa città. Ci sono ancora delle persone che vivono nelle baracche, in mezzo ai topi e in condizioni igienico-sanitarie terribili, in mezzo all'amianto e in mezzo all'Eternit. Quindi parleremo di casa nostra, il parco urbano e i lavori non si sono fermati e cercheremo di capire il perché. Vedremo anche dei personaggi che hanno occupato delle scuole per poterle usare come abitazione. Una puntata interessante, Gianluca. Eh sì, Roberto, una puntata interessante, parleremo con i nostri ospiti e oggi qui con noi l'assessore al risanamento Sebastiano Pino, la direttrice dell'IACP Maria Grazia Giacobbe e un componente della segreteria nazionale Unione Inquilini, Antonino Currò. Nella seconda parte, quella dedicata alla cultura e allo sport, saranno con noi prima un campione di Shaolin Jigenpo, Antonello Bertuccelli, e poi il maestro Nino Sanfilippo che ci dirà le sue poesie per il Natale, e poi Francesca Maio con le sue vignette. Questo è tanto altro, dove è servizio. Da anni alcuni residenti aspettano la possibilità di essere inseriti in delle graduatorie per avere un appartamento e per poter abbandonare le baracche. Temono per la loro salute e quella dei loro figli, perché c'è la presenza di amianto e condizioni igienico-sanitarie precarie. Abbiamo sentito le loro recriminazioni. Da quanto tempo abita qui? Io da circa 8 anni. Quanti figli ha? Io ce n'ho tre, due bambini in casa, tre bambini. Di quanti anni? Uno da 7, un altro da 8, una da 11 e una da 21. Io vorrei gentilmente che ci desse un pochettino di alloggio, qualcosa, migliore di qua, perché siamo consumati qua. Il sindaco che cosa fa, questo sindaco da Messina? I voti, i voti, i voti, e poi che ha fatto? Niente ha fatto. Pensa solo per lui. Sarebbe ora di fare qualcosa. Perché qua stiamo a mezza esuri ci stiamo. E caro, non le hanno mai. Abbiamo 10 anni che siamo qua. Chiede una casa, una casa popolare come quella. Quando la tugnano e quando non levano il carro. Le case sono piene di lamianti. Promettono sempre che danno casa, ma non danno casa. Se andate casa per casa vedete come sono ridotte le case. Quindi non lo so. Il sindaco dice ripartiamo da basso, ma più basso di così. 41 anni stai qui. Abbiamo 20 anni, 41, 61. E c'ho già la capa, avevo 41 anni, e io mi metto con tutto scuro. Mai, sono stanco, a dire sempre barzellette, di tutto così, questi poli, questi baracchi, questi sindaci, sono stanco. Rassegnazione di una casa Non popolare. ce n'è, noi siamo in balia, abbiamo mogliere, chi la dà la regoletta da 100% in balia, e adesso sono tutti noi, io sono pure in balia, sono stanco. Siamo in fogna, ora ci stiamo un po' a casa, ora abbiamo tutto un po' qualcosa, ma prima siamo in fogna. Allagamenti, poi. Intanto non ho capo, tu fatti quattro buchi, l'amianto, lo schifo, poi. Bene, fanno discussione, parlo, Dio. Pino, ma che cos'è che blocca interventi risolutivi per cercare, insomma, di risanare quelle zone, per assegnare delle case a questi poverini che abitano, insomma, veramente in condizioni indecenti? Noi ci siamo stati, veramente sono stato male quel giorno. Lei tra l'altro ha accusato l'ex dirigente, ma è solo questo il problema o c'è altro? No, io intanto ho cercato di fare chiarezza sul funzionamento del Dipartimento e onestamente devo sottolineare il fatto che dal 1 ottobre al Dipartimento si stanno sistemando alcune vecchie pendenze che hanno bloccato l'attività. Mi riferisco all'acquisto degli alloggi di Fondo Fucile, per cui siamo rimasti inspiegabilmente fermi per un anno, perché appunto non si è colto, come invece era stato sollecitato da parte dell'assessorato, diciamo, l'accettazione del verbale conclusivo della commissione nominata dall'assessorato regionale infrastrutture e quindi procedere all'esclusione delle ditte che non avevano i requisiti previsti dal bando e quindi avviare l'acquisto di quelli ritenuti idonei e subito dopo
rifare la graduatoria scorrendo la vecchia graduatoria. E questo purtroppo non si è fatto. Nel mese, l'11 agosto, ho chiesto al direttore generale di esercitare i poteri sostitutivi previsti dalle nostre regole e quindi poi si è arrivata alla sostituzione del dirigente e quindi all'avvio di questa attività. E oltre a questo abbiamo avuto già degli incontri anche con l'IACP per avviare la definizione del nuovo cronoprogramma per gli altri interventi. Per restare nell'ambito del risanamento, assieme a queste attività legate alla legge regionale 10 del 90, modificata poi dalla 4 del 2002, abbiamo avviato anche una programmazione utilizzando sia il bando per la riqualificazione e sicurezza delle periferie, se poi volete possiamo entrare nel dettaglio, ed anche con i fondi europei, soprattutto di Pommetro. E siamo in fase adesso di discussione, si sono avviate da poco anche la programmazione dei fondi FESR, i fondi europei di sviluppo regionale. Ecco, questo per integrare le più differenti possibilità di finanziamento per cercare appunto di arrivare anche a dei passi avanti che poi possono essere misurati anche dalle persone che da tanto tempo attendono questa infinita storia che dura da parecchi anni, da parecchi decenni purtroppo. Perché che riguarda invece il problema col dirigente, cosa è successo? Vogliamo chiarire? Lei ha accusato il dirigente, non so, di canale, poi è stato sostituito. No, non ho accusato, io ho verificato e fatto presente certe disfunzioni che rallentavano le operazioni che invece andavano fatte. Dottoressa Giacobbe, dico, il problema è ormai, diciamo, si trascina tantissimi anni. A che punto è il risanamento a Messina? Possiamo fare un piccolo bilancio e capire appunto quali sono le zone appunto ancora dove si dovrà attendere di più e quale dove si vorrebbero sbloccare finalmente delle situazioni? Ma questo io non glielo posso dire, posso dire per quello che è il nostro compito, cioè la stazione appaltante, quindi sui finanziamenti già erogati, sui decreti già che finanziano i progetti approvati dalla commissione tecnica. Noi abbiamo Fondo Basile, De Pasquale, 60 alloggi, il progetto è stato aggiornato, si aspetta la presa d'atto del Comune per il finanziamento integrativo soltanto di 1 milione di euro, 1 milione e 4, e tenga presente che già l'area è stata espropriata, sono stati pagati i privati, sono stati pagati i progettisti, l'area è lì che è recintata e incolta, spesso vandalizzata sia per la rimozione della recinzione che per lo sversamento di materiali, e aspettiamo le decisioni del Comune, non dipende da noi. Ma poi cosa aspettano loro? C'è molto da attendere? E allora no, abbiamo preso l'impegno anche con l'IACP in queste riunioni che daremo una risposta nel nuovo cronoprogramma. Allora, il problema qui è, dipende da una scelta politica che ha fatto questa amministrazione una volta insediata, e cioè quella di, a parte certe situazioni dove magari c'è già il finanziamento, è stata avviata la progettazione, quindi anche gli espropri dei terreni, e quindi l'accantonare il progetto potrebbe comportare dei danni economici, allora di rivedere un po' tutta la situazione di risanamento, e piuttosto che costruire nuovi edifici, nuovi alloggi, si preferisce acquistarli sul mercato e quindi non consumare ulteriore suolo e soprattutto accelerare i tempi e diminuire i costi, perché di fatto questo si tratta. E questa scelta politica è stata condivisa a suo tempo dall'assessorato regionale, solo che è condivisa a parole, perché poi nei fatti, per esempio nel cronoprogramma precedente di 10 milioni e 9 richiesti, a Messina sono state accreditate soltanto 7,4, quindi mancherebbero quasi 3 milioni e mezzo che erano destinati all'acquisto di ulteriori. Comunque, per quanto riguarda i progetti di cui faceva cenno la dottoressa, diciamo, i progetti sono, sì, abbiamo detto più volte che c'è un approfondimento anche per capire i costi, perché purtroppo per 60 alloggi parliamo, e questo abbiamo il dovere di valutarlo trattandosi di soldi pubblici, verrebbero
dei costi eccessivi e con anche, per esempio, ora c'è stato quest'altro aumento di 1,4 milioni, vabbè, dovuto ai tempi per l'adeguamento al prezziario. Però ecco, noi vediamo che è storia, voglio dire, che si può toccare con mano, la lievitazione dei costi e soprattutto l'allungamento dei tempi. Noi per esempio, ora dovrebbe essere, chiedo conferma alla dottoressa Giacobbe, dovrebbe essere imminente l'ultimazione dei 46 alloggi di Camaro Sottomontagna e dei 50 alloggi a Matteotti, che sono opere iniziate già da tempo, che hanno subito lievitazione dei costi, e voglio capire alla fine appunto in che tempi sono consegnati e quanto vengono a costare per singolo alloggio, e questa è una valutazione che va fatta con responsabilità. Certo. Dottoressa, quindi a parte... Io scusi, sì. Posso dire, il 60 alloggi di Fondo Basile, che in effetti è vero quello che dice l'assessore, apparentemente se si guarda l'intero finanziamento sembra che in effetti non convenga costruire. Un alloggio costerebbe 237 mila. 194.700. Per l'esattezza, scusi, non sono segnato. Vabbè, però complessivamente il finanziamento se lo dividiamo per 60 da quella cifra. Le cantine, il parcheggio, un parcheggio pubblico, l'illuminazione intorno all'intero lotto su strada pubblica, l'area attrezzata all'interno del complesso. Non è soltanto la costruzione in sé dell'appartamento, ma ci sono questi servizi a supporto della costruzione. Quindi può sembrare tanto 194,7, però in realtà ci sono anche delle attrezzature per il pubblico, certo. Quindi come i parcheggi. Quindi la valutazione su Matteotti o su Camaro Sottomontagna, che non mi pare che abbiamo subito le violazioni, quello bisognava farlo all'inizio, quando è stato progettato, quando la commissione tecnica approva il progetto. Noi possiamo soltanto tutti noi subirlo e portarlo a conclusione con successo, assegnando ai legittimi assegnatari. Ma potrebbe anche succedere, Vino, che se non vanno bene questi prezzi voi bloccate tutto, no? No, no. No, nel senso che sì, poi il comune comunque che fa richiesta di finanziamento alla regione, cioè devono passare attraverso il comune che decide insomma la linea politica, poi gli ACP è stazione appaltante, quindi fa la costruzione. Quindi queste anche bloccare, si dovrebbero bloccare questi progetti? No, questi sono già in fase di completamento ormai, anzi mi auguro che in primavera del 2017 saranno pronti, no? Dubitavano questi tempi. Ma comunque sicuramente nel 2017. Curro, secondo lei è concepibile che nel 2016 ancora ci siano delle persone che abbiano tra l'amianto, blatte, topi, in condizioni igienico-sanitarie terribili? Cosa proponete voi come associazione inquilini? No, intanto a Fondo De Pasquale le spese di esecuzione sono salite da 8,7 milioni a 12 milioni. Però non puoi lasciare una famiglia che è cresciuta in quella zona, spostarla in altre zone. Mi sembra il minimo, diciamo, dopo che si è radicata su quel territorio. La domanda che faccio invece l'assessore è in base appunto a nuovi alloggi da recuperare rispetto alla legge 80 del 2014, l'articolo 4 della legge 80 del 2014, se ci dà contezza l'assessore rispetto ai 120 alloggi a Salita Tremonti ristrutturati per 2.400.000, 12 alloggi in via comunale Bisconte per 5 milioni, 24 alloggi in via Torrente Trapani per 161 milioni, un alloggio in via Leggiostra per quasi 15 mila euro e un altro sul viale Giosta per 15 mila euro. Qua sono tutti alloggi da recuperare in base alla legge 80, l'articolo 4 della legge 80. Da assegnare, quindi sia per via quindi ristrutturare per via ordinaria e per via straordinaria, quindi per via ordinaria fino a 15.000 euro, per via straordinaria fino a 50.000 euro. Ecco, mi chiedo, dato che spesso si dice non ci sono i soldi, c'è questo capitolo nazionale, vorrei capire come mai ancora ad oggi, rispetto appunto all'agenda del ministero, sul 3 milioni di euro ancora non è stato assegnato un alloggio. E secondo me, per aumentare la dote di edilizia residenziale pubblica, Sebastiano, secondo me su questi lavori sono, intanto potrebbe essere una direttrice importante. E questo da cosa dipende? Mancanza di progettazione? I soldi sono stati già impegnati. E allora da che cosa dipende? Perché non sono due si parte?
due linee di finanziamento diverse con quelle della legge 80. Allora, noi abbiamo ottenuto intanto il finanziamento per i 120 alloggi e la ristrutturazione, l'efficientamento energetico del complesso Zancle, che sono 120 alloggi complessivamente. E questo, la gara sta partendo, nel senso che sono stati trasmessi all'Ureca, perché una, appunto, si tratta di una gara di oltre 2 milioni di euro, ed è stato trasmesso tutto all'Ureca, e anzi abbiamo avuto un proficuo colloquio, un dialogo con l'Ureca, perché c'era il problema, c'è il problema, che siccome entro il mese di marzo bisogna già affidare i lavori, ma anche certificare l'inizio dei lavori, e i tempi sono stretti, abbiamo avuto un incontro con il responsabile dell'Ureca, che d'accordo con il responsabile regionale dell'Ureca hanno individuato nella nuovo codice degli appalti una procedura, in questo caso accelerata, che comunque garantisce anche, diciamo, ovviamente tutta la regolarità della gara, che però può essere svolta in tempi brevi. E la procedura ristretta cosiddetta, no? E quindi perché di fatto, siccome i 120 alloggi, piano, questo è per 120 alloggi, perché più, sì, mi risulta più poi, uno alloggi in cattivo stato di conservazione, che prevede una linea la linea A è quella dei 15.000 massimo, però B1 è quella del cattivo stato di conservazione, recupero di alloggi inutilizzati, e questo è stato fatto. Sono due alloggi che si stanno ristrutturando sul viale Giostra. I 12 non sono invece stati ancora, non sono inseriti, 12 di Bisconte, che poi era ricavare negli spazi delle palazzine di 189 dove c'era l'ex scuola, sì, è quel piano lì, siccome la scuola lì non è stata mai aperta, di trasformare quegli spazi in 12 mini alloggi. E questo però fino a 50.000 euro. Esatto, quelli fino a 50.000, però ancora questi non siamo entrati nella graduatoria. Le graduatorie sono stati pagati due alloggi, un'alternativa e i 120 però sono abitati, cioè non rappresentano un arricchimento del patrimonio nostro. Però questa cosa confligge con la ratio della legge, perché no, l'articolo 4 dice di recuperare alloggi che sono da assegnare, quindi sia, aumentando la quota sia per l'uno che per l'altro, però sia la ristrutturazione, perché di fatto, voglio dire, però da assegnare, andavano, e gli altri no, assegnati già, sì, questo aumenterebbe la dote di e noi abbiamo abbiamo colto l'occasione di questo finanziamento per manutenere che erano in cattive condizioni. Tra l'altro, su questa domanda vorrei capire una cosa: quando io ho intervistato questi signori poverini che abitano in queste, mi parlano di che non esiste una graduatoria, che non sono in graduatoria, che non ne sanno nulla di graduatoria. Come funziona? Allora, la graduatoria specifica meglio voi, anche la stessa forma, parliamo di aree di risanamento, hanno una graduatoria. Perché tutti gli intervistati non sanno di graduatoria, non rientrano nelle graduatorie. Allora, l'ambito di risanamento, che appunto, come diceva poco fa l'assessore, che è individuato in alcune aree, da sono sette, sette aree A, B, C, D, E, F e G. L'ambito di risanamento praticamente prevede appunto il recupero di quelle aree tutte baraccate. E là c'è stato un censimento nel 90. Vengono fatti periodicamente, sì, i censimenti, perché dico l'ultimo di alcuni anni fa. Invece ci sono l'ultima graduatoria del 2013, marzo 2013, se non sbaglio, a cui hanno fatto domanda penso 700 persone, almeno 700 persone a Messina. Funziona in base agli alloggi che ha a disposizione, quindi su 64 alloggi si prevedevano 25 alloggi nell'anno successivo, e quindi la graduatoria viene fatta per il doppio della disponibilità. Lì sono persone che lamentano, che stanno da 10 anni, da 30 anni. Noi seguiamo famiglie che stanno a San Diego da 27-30 anni, abbiamo portato anche le foto all'assessore, al dipartimento, al dipartimento sempre del casa, all'ingegnere Bruno, ma dico, da 30 anni queste famiglie aspettano un'assegnazione. Quante abitazioni servirebbero per cercare di risolvere? Per cercare di risanare una volta per tutte la situazione, perlomeno al 90%. Al Messina ci sono tendenzialmente ogni anno 400 provvedimenti di sfratto. Partiamo già anche questa è un'altra questione. È legata. Scusa, 400 provvedimenti di sfratto relativi a che cosa? Ad appartamenti? Appartamenti privati. Quindi rispetto all'anno scorso, il 145% in più rispetto all'anno scorso viene buttato a
calci nel sedere dalla polizia perché appunto non riesce a trovare però dico sì. Questa è un'altra cosa, ma sì. Invece nel graduatorio quanti sono le persone che hanno diritto all'assegnazione di un appartamento, di un alloggio? Allora, sì. Allora negli ambiti di risanamento non c'è una graduatoria, nel senso che viene fatto un censimento perché comunque per avere diritto all'assegnazione la legge prevede che debbano avere 3 anni consecutivi di residenza dal 1995-1998. Quello è il periodo che dà diritto. Giusto, perché quel signore per esempio intervistato mi diceva io abito da 30 anni qui. Dà diritto. Dopodiché sappiamo come nessuno è venuto mai a dirmi io come la situazione. Dico questo, io vorrei capire. Una persona da 8 anni, una persona da 30 anni, lei mi parla di 3 anni. No, dico, parlo di 3 anni consecutivi di residenza, di residenza in quegli anni, dal 95 al 98. Ma se una persona da 20 anni, da 30 anni, io non riesco a capire come mai non sono rientrati in questi 20 o 30 anni in nessuna graduatoria o non hanno avuto diritto ad un'assegnazione. È una domanda, è una mia curiosità. Adesso quando saranno pronti i 46 alloggi di Camaro Sottomontagna. È chiaro, lì c'è già il censimento per quell'area saranno stilate le graduatorie perché man mano si dovrà controllare che abbiano ancora quei requisiti e dalla graduatoria che verrà fuori viene tratta da questi censimenti che periodicamente la Polizia Municipale fa per verificare e quindi i primi 46 di quella graduatoria avranno assegnata l'alloggio. Io mi auguro dico faremo di tutto perché questo avvenga, che a ogni alloggio assegnato venga demolita la baracca. Perché noi fra un anno ritorneremo fatto, dove dire, siamo stati l'anno scorso perché vediamo se la situazione cambia. Mi sta succedendo questo, poi c'è la seconda questione, è quella dell'emergenza abitativa che nasce dal fatto che molti vengono sfrattati. Questa è un'altra questione. Perché c'è l'incidenza? Lo sta dicendo lei, ecco. Che non c'entra con quelli che storicamente stanno lì, ma sono quelli che ogni anno purtroppo per la crisi hanno fatto richiesta di casa popolare perché c'è stata una congiuntura, un evento eccezionale dopo la crisi del 2006. Magari si ritrovano disoccupati, marito e moglie, esattamente, può capitare anche questo, senza stipendio, senza cassa integrazione, senza nulla. Ogni anno non hanno la possibilità di pagare. Ogni anno a Messina 400 persone circa, 400 famiglie vengono accompagnate fuori da Messe per strada. Ora la domanda ovviamente che Sebastiano sa fino al vomito per quante volte per la nostra richiesta, per quante volte noi l'abbiamo fatta. Esistono facciamo strutture per l'emergenza abitativa che sia quel tassello mancante tra lo sfratto e la nuova abitazione, la nuova casa popolare? Vogliamo parlare dell'amorosità incolpevole, per l'amorosità esempio, incolpevole. Ora che era una legge della Foscolo che non sta funzionando purtroppo, che dava un sostegno a chi a causa della perdita del lavoro o comunque di un abbassamento del reddito non poteva più far fronte al canone di affitto. Allora la legge metteva a disposizione delle risorse economiche per sostenere questo per un periodo. Solo che questa legge in pratica è inapplicabile. Antonio, è inapplicabile, meglio inapplicabile dire, però sarebbe applicabile. Che non è stato possibile a Messina ancora dare un contributo di questi. Orsellini, sarebbe applicabile questa legge sull'amorosità incolpevole, secondo me, secondo il nostro parere, siccome non si trova il nuovo proprietario che affitta l'alloggio a cane concordato prendendo appunto questo finanziamento, secondo me la cosa più naturale da fare è fare un protocollo d'intesa tra l'associazione di proprietà in questa città. Vogliamo dire quanto sono gli alloggi liberi privati in questa città? Sapete quanto sono? Sono circa 18.000. 18.000 alloggi chiusi, sfitti. Osservatore immobiliare, novembre 2016 ci sono circa 10.000 alloggi e tra questi c'è pure il famoso palazzo dal Contres adibito a caserma dei carabinieri fino a qualche anno fa e adesso chiuso anche quello che hanno occupato alcune famiglie, adesso chiuso al cadastro registrato come edilizia popolare A4. Ma la cosa che mi sconforta particolarmente qui è un altro invito che mando a Sebastiano Pino, è quello che campeggia ancora sul portone della caserma dei carabinieri
un sequestro preventivo della struttura, perché ci sono dei pericoli strutturali. Quindi dichiara inagibile. Dichiara inagibile. Io mi chiedo, sì, per la sicurezza di tutto il, diciamo, di tutta l'isolato, non è giusto intervenire in danno, dato che i pompieri hanno detto che questa zona, certo, che questa struttura, certo, anche ovviamente perché ci sono dei residenti, ovviamente sono a rischio, dico, no, è l'uomo di Colombo, è l'uomo di Colombo, certo, ovviamente, certo, i pompieri sono stati il cavallo di Troia per buttare, certo, fuori, certo, le famiglie. Adesso vediamo un servizio, siamo stati proprio alla Ugo Foscolo, dove ci sono degli ex occupanti, oggi sono stati autorizzati sempre dal comune. Abbiamo intervistato Clelia Marano, che ha spiegato un po' delle problematiche che ci sono. Grazie, regia. Alcune famiglie hanno occupato l'ex scuola Ugo Foscolo di Messina, hanno l'opportunità di recuperare l'edificio al fine di trasformarlo in un luogo abitabile e vivibile e metterlo al servizio di quella fascia di popolazione in disagio e svantaggio abitativo sempre più ampia a Messina. Le famiglie sono qua collocate da circa 10 mesi, sono le famiglie del famoso Palazzo San Leone, che è un palazzo privato chiuso e quindi una bomba. E sono state tolte da quel palazzo e sono state collocate in questa scuola. Il dato che io tengo a sottolineare è che il disagio abitativo non va gestito come emergenza. È una follia pensare che sia un'emergenza abitativa, è un disagio. Non si può neanche pensare di gestire tutto come emergenze. Questo è un disagio che c'è da 50 anni. In 3 anni, ora quasi 4, le politiche abitative di questa amministrazione equivalgono a 0. Loro sostanzialmente ad oggi non hanno fatto nulla se non prendere queste famiglie e collocarle in questa scuola. Loro hanno avuto anche problemi, anche grossi problemi igienico-sanitari, a cui non hanno avuto risposta, hanno dovuto fare loro. E qua ci sono 10 famiglie e 25 minori, quindi io mi chiedo, com'è possibile che non si attuano degli interventi, che alle chiamate di togliere la spazzatura, di fare una deratizzazione, una disinfestazione, il nulla. È stato fatto un comodato d'uso, che le famiglie, l'amministrazione ha permesso alle famiglie di stare qua, solo sotto le vigili dei servizi sociali, nel senso che l'assessorato alle politiche abitative non sta facendo nulla, né per trovare soluzioni future, né per sostenere queste famiglie. Ci sono grossissimi problemi strutturali, ora voi li vedrete, ma anche problemi di sicurezza qua dentro. Ciò non toglie che comunque è meglio che stare in una macchina, fatto sta che loro si sono sistemati e sono sereni, però non può essere una soluzione definitiva. Allora, la risposta al disagio abitativo non può essere mettere le famiglie dentro le scuole. Dobbiamo reperire fondi, perché questo è un comune che non ha soldi. Reperire fondi significa partecipare ai bandi significa avere i progettisti che li sanno fare, e allora se non facciamo questo noi saremo sempre, tra virgolette, in emergenza. Devono trovare delle soluzioni, il tempo è passato, non credo che quello che non hanno fatto in quasi 4 anni riescono a fare in 2 anni. L'Unione Inquilini ha proposto tutta una serie di cose, ha proposto un osservatorio sulla casa, abbiamo portato Dante Pomponi, che era l'assessore che ha fatto proprio i progetti di autorecupero a Roma, abbiamo proposto un censimento delle case, abbiamo proposto i tavoli tecnici, abbiamo proposto gli esperti. Spesso non veniamo ricevuti, spesso non veniamo ascoltati, alle telefonate non ci rispondono, non rispondono ai messaggi, quindi il dialogo col sindacato non è un dialogo positivo né lineare. Mentre io inviterei chi fa politica ad avere un dialogo con i sindacati, perché sono i sindacati che stanno con i cittadini, sono i sindacati che conoscono i bisogni. Tra l'altro, un altro elemento che io vorrei sottolineare è che chi decide quali famiglie devono entrare qua dentro? Attenzione, perché questa è una cosa pericolosa anche. Allora, chi ha una carica politica non può permettersi di fare selezioni delle famiglie. Devono essere i servizi sociali che hanno la capacità di vedere e quantificare un bisogno e stabilire quali famiglie entrano qua dentro e quali no. Non lo può decidere un assessore, perché un assessore ha una carica politica, non ha una carica tecnica. Assessore Bino, abbiamo visto questo servizio, ci sono delle accuse che questi sindacati fanno all'amministrazione, lei giustamente può replicare, e vorremmo capire se questa può essere una soluzione, appunto, tampone, e come si può avviare poi per il futuro, perché naturalmente queste persone sono per ora in questa scuola ma non potranno rimanere lì per sempre. Allora, sì, nel servizio sono state dette delle cose inesatti, ancorché gravi, e è assolutamente, appunto, non veridiere, nel senso che l'ex scuola Ugo Foscolo
è stata destinata con delibera di giunta a supportare una situazione di emergenza abitativa, ricordiamo, dovuta allo sgombero della, sempre della scuola Foscolo e dell'ex caserma di San Leone. È stato allora lo stesso prefetto a spingere il comune a trovare una soluzione abitativa per queste famiglie, che sono state in un primo momento alloggiate in un albergo e successivamente, una volta che la magistratura comunque aveva posto sotto sequestro e poi dissequestrato la struttura, è stato deciso di destinare la scuola per accogliere queste famiglie, ripeto, le famiglie che erano prima ospitate alla Foscolo e le altre del San Leone. E questa era la risposta. E le famiglie che entrano alla Foscolo sono quelle che prima erano alla, alla San Leone e alla Foscolo stesso al momento, e quindi non le decide l'assessore, ma tantomeno li può decidere il sindacato, perché se il sindacato pensa di decidere su questa partita, trova assolutamente, no, allora su questo è uno. Ancora abbiamo una famiglia che prossimamente entrerà alla Foscolo e è ospitata dalla parrocchia di San Domenico, che allora si è resa disponibile, ringrazio pubblicamente ancora una volta Fra Giovanni Calcara. E quindi bisogna dare risposte a quest'altra famiglia, dopodiché per quanto riguarda le domande di assegnazione in deroga, mentre il regolamento dà ampia discrezionalità al sindaco di assegnare in deroga al regolamento degli alloggi che si rendono disponibili, io assieme, d'accordo con l'assessore Santisi, abbiamo istituito una commissione, chiamiamola commissione, di assistenti sociali e di un funzionario, anzi di una funzionaria del Dipartimento Politiche per la Casa, perché vagliassero le oltre 100 domande che ci sono di assegnazione in deroga e stabilissero una priorità, e in base a quella priorità noi ci muoviamo. Quindi affermare una cosa diversa è del tutto falsa. Cioè, la commissione deve decidere in base a determinati parametri. In base, esatto, al numero di alla situazione di disagio che loro conoscono molto bene, perché li vanno a trovare, e quindi anche alla presenza di bambini, di persone ammalate, di anziani. È chiaro, questa è una soluzione temporanea. È chiaro che la soluzione Foscolo è stata una soluzione tampone in attesa, ed è chiaro, è stato detto più volte, di avviare un percorso di autorecupero in altre strutture pubbliche. Questo percorso di autorecupero noi lo avvieremo, perché è previsto nei progetti del POM Metro, dove Messina ha le risorse per poter affrontare. Avete già individuato quali sono queste strutture che possono essere utilizzate? Ma le strutture al vaglio ce ne sono diverse, ripeto, comprese delle ex caserme che abbiamo chiesto al Demanio, perché il Demanio statale una volta dismesse, e che speriamo si concretizzino in tempi brevi, che anche noi pensavamo nell'interlocuzione che avevamo avuto di poter avviare rapidamente questa acquisizione, e di fatto c'è stato qualche rallentamento purtroppo. Giacobbe, noi abbiamo preso a campione il rione Giostra, ma sappiamo che anche in altre zone, via Taormina, zona Bisconti, Camaro San Paolo, ci sono altre problematiche di questo tipo. E poi una seconda domanda che le volevo fare: come mai sono fermati i lavori al parco urbano sempre a Camaro San Paolo? Allora, cominciamo al parco urbano. La responsabilità è solo del comune o c'è anche parte di responsabilità da parte della regione? No, parco urbano e il comune non c'è. No, il parco urbano, cominciamo a parlare, è più facile. Abbiamo nominato il collaudatore amministrativo per poter procedere alla seconda parte, al completamento del progetto, che insomma manca il 30% dei lavori. Quindi speriamo che si sblocchi al più presto. Anche il RUP è stato nominato, il RUP è direttore dei lavori, sarà la stessa persona, perché l'importo è un importo modesto e quindi la figura può coincidere. E quindi stiamo lavorando su questo, e speriamo al più presto di procedere. Per le altre zone, sì, se queste situazioni di degrado ci sono un po' dappertutto. E sicuramente io sono stato in via Taormina, ma ci sono a fondo a Gazzi Fucile, anzi ci sono le realtà dei parroci che cercano di alleviare il disagio sociale con dei centri, oppure facendo la Bisconte stanno per realizzare anche una bella struttura. Ci sono
sì, situazioni di disagio sicuramente molto grandi. La responsabilità di chi è, io onestamente non glielo so dire. La regione sicuramente non ci aiuta perché ha carenza di liquidità e quindi ferma un po' l'erogazione dei finanziamenti, ma il comune deve fare delle scelte politiche. Se loro ritengono di acquistare e non costruire, beh, è una scelta. Noi dobbiamo accettare. Ma parlano di progetti fermi a Palermo, quindi alla regione. Noi abbiamo. In riferimento a che cosa? Noi a Palermo, no, sì. A Palermo non c'è, non ci sono fermi dei progetti. A Palermo sì. Ci sono dei finanziamenti che non saranno assegnati, cioè non saranno versati nelle casse del comune per delle, degli alloggi a Minissale, mi pare, o Bordonaro, in questo momento lo vedo, non mi ricordo, perché ricadenti su una faglia. Quindi bisogna spostare questi interventi. E la regione ha manifestato la disponibilità affinché il comune, dico io ancora l'assessore Pino, non ho avuto il tempo di parlarne, faccia la domanda di ricollocazione di questi finanziamenti in un'altra zona, che per esempio, dico, poi sceglieranno loro, dico, ma a me viene facile dire via Taormina perché ci sono due aree già pronte, dove in effetti già un progetto è già pure pronto, approvato, è soltanto in fase di, diciamo, di rivisitazione per le norme antisismiche e per gli impianti elettrici, ma quindi potremmo, se loro, dico, sono d'accordo, utilizzare queste somme lì. Chiaramente, dico, la parola della scelta politica è del comune, dico, noi non entriamo. Comunque i progetti che si potranno sbloccare a breve quali sono? Quelli proprio delle zone che possiamo dare anche un messaggio positivo ai cittadini? Ma non, per me, io lo so, dico, per me come stazione appaltante, come tecnico, poi arriva la scelta politica del comune, dico, lì io non mi permetto, dico, di aggiungere neanche una virgola. Per noi sicuramente Fondo De Pasquale, anche perché abbiamo pagato le espropriazioni. E i 44 alloggi San Filippo sicuramente, perché anche lì abbiamo pagato le espropriazioni. Poi si potrebbe forse tentare di spostarne una a Bordonaro, perché c'è l'impresa già giudicataria che aspetta una decisione nostra, se non sbaglio, insomma, del comune, dell'istituto, per la realizzazione. Quindi anche questo si sono 50 alloggi. Pino, siamo a Natale, diamo qualche messaggio positivo ai cittadini, dico, tutti questi progetti che sta elencando la dottoressa, li possiamo sbloccare entro l'anno? Cioè possiamo fare, possiamo effettivamente dare questa notizia? Allora, noi abbiamo già appunto negli incontri dichiarato disponibilità per esempio alle 25 alloggi di Rione Taormina, sì, e lì è primo lotto, da inserire appunto nel cronoprogramma. Scusi, però poi, sono da inserire nel cronoprogramma, sì, quelli di cui parlo io sono già nel cronoprogramma. Sono sì, approvati negli anni. Vabbè, sono stati approvati ed erano fermi quelli di San Giovannello perché previsti sulla faglia. Quindi, ma c'è l'impresa giudicataria che li vuole spostare di un pochino. Sì, lì c'era nell'ultima riunione, ricordo, che era. Sì, cioè, bisognava richiedere al genio civile. Sì. Esatto. Dobbiamo lavorarci sopra. E certo. Questo è una cosa che eravate. Diciamo un impegno che avevate preso per chiedere al genio civile la possibilità concreta appunto di anche spostandolo se poi era possibile, certo, costruire o c'è una totale inedificabilità in quell'area dove appunto c'è una faglia, insomma una faglia sismica. Questo è uno. L'altro sul Fondo De Pasquale, ripeto, è una scelta che sarà fatta a breve, perché questi vanno inseriti, questo hanno già il finanziamento, però bisogna fare la presa d'atto dell'aumento di quest'altro ulteriore 1.400.000. È 1.400.000. Sì, lo so, ma è questo il meccanismo purtroppo che ci blocca. Ma dico, ce la facciamo entro l'anno, entro l'anno ce la facciamo. Entro l'anno 2017. No. Allora, invece io quello che vorrei dire, sta finendo entro il 2017, la dottoressa Giacobbe ha dimenticato due progetti dove noi stiamo, diciamo, e siamo abbastanza avanti perché il governo ha confermato l'inserimento e quindi la disponibilità economica, anche se ancora non c'è ovviamente la delibera del CIP, e sono quelli legati alla riqualificazione e sicurezza delle periferie, dove noi abbiamo inserito sia Fondo Sacca che Fondo Fucile, dove noi appunto pensiamo di, sì, ma proprio per quanto diceva prima lei della scarsa liquidità della regione in questo campo, noi abbiamo pensato appunto di integrarlo con altre fonti disponibili di finanziamento. E qui appunto ci sono i progetti già pronti sia per Fondo Sacca che per Fondo Fucile, perché lì si integrano poi con quelli fondi della legge 10. Quindi in queste due aree sicuramente interverremo.
correggiamo prontamente. Dopo abbiamo queste due situazioni di completamento dei lavori, e quindi di Camaro Sottomontagna e di Matteotti, che si concretizzeranno nel 2017. E a proposito di Matteotti, diciamo, qualche notizia positiva la possiamo dare ai cittadini? Sì. Sì. Queste quattro aree, 2017. Quattro aree sicuramente si arriveranno. Purtroppo, che ne pensa di tutta questa soluzione, soprattutto anche di questa cosa della scuola, perché ne aveva qualcosa da dire. Guarda, intanto il Pont Medro sento parlare di tre anni, sembra il film Il deserto dei Tartari, la leggenda in cui i Tartari dovevano arrivare. Questi non c'era ancora il Pont Medro. Dico, da quando è che vi siete insediati voi? No, il Pont Medro adesso è recente. Sì, no, da più di un anno. E sembra quasi una leggenda. Mi ricordo con l'assessore all'urbanistica De Gola, ci parlava di questi finanziamenti del Pont Medro più di due anni fa, almeno quello che mi ricordo io. A breve dovranno entrare questi finanziamenti, non ne troviamo traccia. Ma poi dal vostro servizio le 100 assegnazioni in deroga sono, come dire, il corollario naturale di questa paralisi. Perché quelle 100 richieste di assegnazione in deroga, cosa significa? Io Antonio Curro faccio la richiesta di una richiesta di assegnazione in deroga proprio per... Che significa di assegnazione in deroga? Supero la graduatoria esistente, in deroga alla graduatoria che già c'è. Probabilmente molti di questi 100 stanno ancora nelle baracche, perché non hanno, come ha detto il vostro servizio, benissimo, da 20 anni, 30 anni non hanno risposte. Quindi cercano la strada, cercano l'interstizio dentro cui ficcarsi per fare richiesta di casa popolare. E poi arrivano le 100 richieste. Ma le 100 richieste non le puoi smaltire con la scuola. Io gliel'ho detto sempre a Sebastiano. Con le derbe. Io ti rispetto, ma le 100 richieste non le puoi smaltire con la Foscolo o con altre. Perché quella è richiesta di casa popolare, non è richiesta di scuola, di assegnazioni dentro una perché scuola. Perché non è che diventa temporanea, un'assegnazione. Ma neanche temporanea. Tu non puoi rispondere temporaneamente con quella richiesta di assegnazione in deroga. La richiesta di assegnazione in deroga significa che tu gli dai la casa popolare superando la graduatoria, perché hai letto anche con la vostra commissione, che ha detto poco fa, io penso che sia il tempo di istituire un ufficio casa a Messina che non c'è mai stato. Partiamo da allora, nei progetti Pont Medro c'è la costituzione dell'agenzia sociale della casa. Perfetto, che dovrebbe essere che dentro un ufficio casa unico, chiamalo ufficio casa, dentro ufficio casa. Ti invito a leggere il progetto. Sì, però che non sia una leggenda, perché da tanto tempo ne parliamo, questo voglio dire io. E su questa l'autorità di gestione ha firmato con la città metropolitana di Messina, con la città, il comune di Messina, l'atto di delega e quindi l'avvio del. Come striscia la notizia, sì, ce le chiama il fazzoletto e vediamo se. Lega di fazzoletto e qualche vedrai. Facciamo il nodo. Facciamo il nodo. E la novità dei Pont Medro è che non vengono gestiti tramite la regione, ma direttamente dalla città di Messina. Perché da quant'è che da quando il racconto con l'autorità di gestione a Roma, ministero. Da quando dal terremoto in poi, da quando la casa è diventata un bisogno, come lo è ovviamente, ma ancora di più dopo il disastro sismico, la casa è passata non solo a Messina, ma a Messina in particolare, da valore d'uso a valore di scambio. È diventato anche un elemento di scambio, anche di altri tipi di scambi clientelari. Ma vogliamo parlare da quanti anni il governo nazionale non investe da tanti anni sul piano, e questo è un problema, un grande problema della casa. Se c'è il 4% di edilizia residenziale pubblica in Italia, ma mentre la media nazionale è 16, è un problema politico che le associazioni, le forze organizzate, le forze politiche e anche le istituzioni si devono vuol dire che da diritto è diventata concessione, è diventata una concessione da diritto previsto dalla Costituzione italiana. Questa è la Costituzione italiana, si intravede dall'articolo 3, si intravede dall'articolo 9. Adesso vediamo un servizio, abbiamo intervistato il presidente di Risaniamo Casa Nostra e, per quel che riguarda anche il parco urbano si sono fermati i lavori, grazie regia. Fermi i lavori del parco urbano nel complesso edilizio Casa Nostra a Messina per problemi della ditta vincitrice dell'appalto e illuminazione carente. I residenti chiedono un intervento risolutivo dell'amministrazione al più presto. Il terzo e il quarto avanzamento lavori, ce n'è anche un quinto in corso, non è stato pagato alla ditta. Il raggruppamento di impresa che ha vinto la gara e che poi l'ha passata alla ditta La Placa, che ha fatto i lavori per il 60%, era fallita e quindi i funzionari del comune chiedevano l'ok al proseguimento dei lavori.
questo ok verbalmente è stato dato, adesso siamo in attesa di una comunicazione scritta in modo che gli uffici regionali pagano il terzo, il quarto e il quinto avanzamento lavori e speriamo col 2017, i primi giorni del 2017 iniziano i lavori. I lavori sono iniziati il 7 ottobre 2015, quindi la ditta, la placa è andata avanti in modo solerte e conta di finire entro primavera. La giunta e il sindaco si stanno spendendo perché i lavoratori riprendono a lavorare e possano essere pagati, perché il dramma è anche dei lavoratori che da due mesi non prendono stipendio. In questa zona ci sono altre problematiche, pare che manchi anche completamente la pubblica illuminazione, cosa succede? È da 30 anni che siamo senza luce, grazie a questa amministrazione che ha finanziato un progetto del 2005 dell'ingegnere Puglisi, noi adesso abbiamo i pali della luce e la predisposizione per poter funzionare al 100% se si fa la domanda all'Enel e l'allaccio alla cabina. Questo non è stato possibile perché dal 2005 i vari funzionari, se trovano un intoppo, si fermano, si bloccano. Con la legge del 2002 spostato al comune la possibilità, la facoltà di diventare proprietario di queste aree. Noi l'appello l'abbiamo fatto intanto alla magistratura, perché è inammissibile che dal 2005 gli uffici regionali non abbiano risolto questo problema, che sono problemi di discrepanze, di particelle, sono dei cavilli burocratici che debbono risolvere loro e non si sa perché non l'hanno risolto. L'amministrazione comunale fino adesso ha manifestato la volontà politica di superarli questi problemi. Infatti ho sentito che ci sarà un tavolo tecnico dove saremo invitati anche noi come comitato e porteremo anche delle carte, dei documenti a dimostrazione che questa è una strada pubblica e possiamo portare il nostro contributo in modo che al più presto la luce venga attaccata. Abbiamo visto questo servizio, le diceva non è così, in effetti dice non è bloccato l'iter. Che cosa è successo allora? Beh, è successo questo, che il 4 settembre del 2015 è stato firmato il contratto con il consorzio GAP di Roma, che aveva vinto la gara per demolire le sette palazzine e costruire un parco urbano. Finalmente, appunto, dopo tantissimi anni si è raggiunti a questo importante traguardo. Assolutamente, perché lì eravamo in una situazione che conoscete tutti, di degrado, comunque di malaffare nella fase di costruzione, di rottizzazione di quell'area. E il consorzio quindi ha vinto la gara, fra l'altro aveva promesso che avrebbe anche accorciato i 608 giorni, i tempi di consegna rispetto ai 608 giorni previsti, e effettivamente all'inizio cioè la ditta ha lavorato molto bene, i lavori venivano eseguiti dalla ditta La Plaga, che faceva parte del consorzio ed era stata delegata per l'esecuzione dei lavori, e anche avevano una procura ampia anche all'incasso. E naturalmente con il procedere dei lavori sono stati liquidati i primi due stati di avanzamento, dei lavori, e all'atto del pagamento del terzo stato di avanzamento dei lavori gli uffici hanno appurato che il DURC, cioè il certificato di contributi obbligatorio per un ente pubblico, che l'ente pubblico ha l'obbligo di richiedere prima di qualsiasi pagamento, certo, e quindi della regolarità contributiva da parte dell'azienda, è venuto fuori che il DURC del consorzio non era in regola. Sono stati chiesti chiarimenti e nel frattempo comunque i lavori sono andati avanti, tranne poi il 3 novembre, non vorrei sbagliarmi, di quest'anno, è arrivata la comunicazione da parte del curatore fallimentare. È arrivata una comunicazione formale al comune che il consorzio era stato dichiarato fallito. A questo punto è chiaro che
cosa il comune non può procedere al pagamento, certo, del terzo, quarto stato di avanzamento, ma alla regione è stato già approvato anche il quinto stato di avanzamento. Questo che dimostra comunque che la ditta era avanti rispetto al cronoprogramma, stava lavorando abbastanza bene e quindi avrebbe consegnato i lavori anche in anticipo. Però questi controlli il problema, però, erano fatti prima, questi controlli del DURC e tutto il resto? No, i primi due stati erano in regola, infatti è stato dichiarato fallito all'inizio dell'estate probabilmente. In questi casi non interviene il curatore fallimentare. Ecco, bravo. In questo caso ho ricevuto la comunicazione, io personalmente assieme al RUP del progetto, l'ingegnere Bartolotta, abbiamo contattato il curatore fallimentare che è a Roma, avvocato maltese, Mauro Maltese, col quale abbiamo concordato un percorso che dovrebbe consentire di arrivare alla ripresa dei lavori e alla conclusione anche nei tempi stabiliti, che erano a maggio 2017, tutto sommato. Questo abbiamo deciso che si concretizzeranno questi passaggi subito dopo queste feste natalizie. E la possibilità è data dal nuovo codice degli appalti, l'articolo 110,3, che prevede che il curatore fallimentare chieda l'autorizzazione, autorizzato dal giudice delegato e sentita l'ANAC, anche che viene investita sulla regolarità comunque di tutta la procedura, di continuare i lavori di un progetto già avviato, di una gara già avviata. E quindi non sono bloccati, ma riprenderanno al momento. Sì, speriamo appunto che si possa, perché il problema per noi è che non possiamo pagare, perché dobbiamo anche capire qual è la massa debitoria del consorzio e non vorremmo che appunto il pagamento venisse aggredito e non servisse per completare i lavori. Certo. D'altronde con il curatore, che diciamo si è detto abbastanza disponibile, abbiamo prospettato la possibilità appunto di una convergenza di interessi sia da parte del curatore, che ha interesse comunque a incassare, certo, a incassare gli stati di avanzamento, e per l'amministrazione però è importantissimo che i lavori giungano a completamente, vengano completati. Giacobbe, è sorta una polemica per quello che riguarda il materiale di risulta che è rimasto dopo la demolizione delle prime baracche in via Taormina. Sì. Ci vuole un attimo raccontare cosa è successo? No, la demolizione è stata fatta con mezzi del comune, non so quanti mesi fa, non lo ricordo. Circa un anno. Se non ricordo male, può essere che abbiamo un piccolo appalto per la demolizione di casette o di baracche rese libere in qualsiasi zona di Messina per 38.000 euro con il ribasso d'asta. Altro non possiamo fare, possiamo demolire ma non possiamo rimuovere, sicuramente non possiamo rimuovere l'esistente, semmai possiamo vedere con le spese che sono nel QTE tra imprevisti e qualcosa se possiamo togliere quello che noi demoliamo, ma non quello che c'è. Dico, ma è così difficile smaltire? È così difficile smaltire del materiale? Ma il è quello, io non posso. Che da un anno insiste lì, mamma mia, non riesco a comprendere, però. Ci sono bambini, ci sono ancora famiglie lì che. Ma il decreto quello dice, quello si deve fare. Dico, c'è un direttore dei lavori, peraltro i lavori sono stati aggiudicati in dei termini ben precisi, perché la regione ha imposto un termine per l'espletamento della gara e per l'affidamento dei lavori. Sono decorsi più di 45 giorni, io mi darei un po' una mossa per andare avanti, per evitare insomma problemi dopo. Allora, d'accordissimo, dottoressa Giacobbe, solo che io non riesco ancora a comprendere come a fronte di 50.100 euro di finanziamento della regione, nella stesura del quadro tecnico economico non siano state previste le somme per il conferimento in discarica. Ciò che vuol dire che demolite e lasciate lì. No, noi con gli imprevisti qualcosa potremmo fare. C'erano 300 euro sulla cosa. Ora dico, su questo, una volta approvato, no, però voglio dire, siccome vogliamo risolvere il problema, dobbiamo risolvere il problema, dovremmo prendere l'impegno ad avviare al più presto i lavori di demolizione della seconda fila. Finora il problema del risanamento rimane eterno fino a quando non si demolisce appena si consegnano gli alloggi. Noi abbiamo consegnato nel novembre 2015 20 alloggi delle Palazzine Verdi e abbiamo già demolito 10 baracche, purtroppo poi l'abbiamo fatto con fondi comunali e alla fine, con le ristrettezze economiche e con i ritardi nell'approvazione dei bilanci, alla fine non sono bastate. Però sono rimaste lì. Però
No, sarebbero state occupate e si riproponeva la cosa, per cui onestamente io, la scelta fatta allora era stata quella di iniziare la demolizione comunque. Oddio, lì non, nessuno poteva pensare che il bilancio di previsione 2015 fosse approvato poi a maggio 2016 e quello che ci ha tagliato completamente le gambe. Ora il bilancio è stato approvato, abbiamo poco tempo, però l'ingegnere Signorelli è stato investito della questione e dovrebbe recuperare quei 9.000 euro che mancavano, per il conferimento, per le spese per il conferimento in discarica, e speriamo di avviarle. Anche il problema è queste 9.000 euro. Allora, non è vero che colpa di l'istituto, però con i 50.000, con un quadro economico fatto diversamente, aveva quello. E noi con 10.000 euro abbiamo demolito prima, dottor Sergio. Con 10.000 euro, con 50.000 si potevano. C'è l'Enel, c'è l'acqua, no, c'è il gas. Quello l'abbiamo risolto in una mattinata. L'Enel e il gas si risolve in una mattinata. Risolviamolo. Non è questo l'impedimento. L'impedimento è quello, purtroppo. Quadro economico fatto male. Nel senso che non è prevista le spese per conferimento in discarica. Assessore Pino, lei fece una domanda. Me lo ricordo, lei dovrebbe anche ricordare. Lei ha buona memoria, quindi se lo dico. Non è che c'è il pericolo per caso che noi demoliamo oppure mandiamo quelli che in questo momento occupano, per esempio, le baracche della via Tormina, rimaniamo sempre in via Tormina e poi vengono rioccupate? Le mi disse no, assolutamente no, perché ci saranno dei presidi. Invece è successo puntualmente che sono state rioccupate le baracche, che erano state liberate, mi pare, no? No, è successo questo? Noi abbiamo demolito, è stata rioccupata, qualcuno è stata rioccupata. No, era occupata prima una, sì. E un'altra di un'altra persona accanto, sì, che ha la figlia, sì, che ha avuto assegnato un'abitazione negli alloggi rosa. Sì. Il problema riguarda solo una famiglia nella fila dietro, la seconda che andremo a demolire con questo finanziamento. E rimane solo una famiglia che, ripeto, è fra quelle che non ha diritto all'abitazione, perché se no a quest'ora sarebbe entrata in graduatoria, ma ha diritto solo allo sfratto, cosiddetto sfratto amministrativo, nel senso che gli manca il requisito della residenza continua nei 3 anni. 98, si vede che è arrivata dopo, ed sono di quelle famiglie che sono arrivate dopo e hanno occupato una baracca che probabilmente doveva essere abbattuta precedentemente e non è stato fatto. Cioè, questo purtroppo avviene, però al momento è una famiglia per la quale il Dipartimento Politica per la Casa deve dare una soluzione, e credo che ce l'abbiano pronta non appena saremo pronti a demolire. Curro, vuoi? Cercavo di far capire, volete cambiare questo paradigma, cioè nel senso che comunque non si può più andare avanti con queste baracche. Naturalmente il 2016 è uno scandalo, ancora ci sono delle persone in delle baracche, però ci sono delle soluzioni diverse rispetto a quelle che hanno prospettato l'assessore. Quali sono? L'autorecupero, per esempio, potrebbe essere una di queste soluzioni, oppure intercettare gli edifici dell'articolo 26,1 bis dello Sblocca Italia, che sono strutture demaniali che potrebbero essere usate benissimo per l'emergenza abitativa. L'ho detto sempre a Sebastiano, ma Pino mi dice che non ci sono spazi per il dialogo con il demanio. È stata fatta la richiesta al demanio, all'agenzia del demanio di Palermo, ed è stata ribadita dal sindaco in persona al direttore nazionale del demanio. Perfetto, esatto. Fino a quando esiste questo paradigma? È in corso la pratica. Noi abbiamo chiesto in corso, però dovremmo ex caserme di Biscotti. Sebastiano, dovremmo velocizzarci, perché fino a quando esiste il paradigma dell'inferior housing e quindi tutti sono in queste trappole substandard, queste baracche nella Tormina, le baracche a Mare Grosso, casa, ma le stesse scuole sono delle trappole substandard. A questo punto io direi che come minimo bisogna guardare quantomeno verso altri orizzonti, cioè intestarsi la battaglia della casa come una battaglia prioritaria e non toglierla dall'agenda politica dell'amministrazione. Non dico che l'abbia tolta, no, non è mai stata, ma io penso che l'amministrazione stia camminando esattamente con le contingenze. Attraverso l'emergenza quando hai detto poco fa il prefetto ha detto di farle entrare in casa, il prefetto non è l'assessore. Il prefetto si è premurato di far entrare quelle famiglie alla Foscolo perché sono state sgomberate. Ma non possiamo definire questo problema come un problema di mero ordine pubblico. Cioè l'occupazione rivela un problema sociale e un problema di carattere economico. Ok?
Se il prefetto gli ha detto di andare lì e l'ha fatto, no, il prefetto non gli ha detto, il prefetto trovate una soluzione, i verbali li ha letti, trovate una soluzione, no, al momento e con le condizioni economiche del comune, al momento altre soluzioni non ne potevamo offrire, giusto, e quindi, giusto. Sì, e quindi infatti, abbiamo detto al prefetto noi abbiamo e al magistrato, voi vabbè fai il corso sequestri, però poi ce lo dissequestra, e onestamente in una settimana è stato dissequestrato alla scuola, e a quel punto abbiamo potuto fare lo non eravamo d'accordo di assegnarle per emergenza, giusto, posto che oltre la Foscolo, in cui ci sono 25 bambini, 12 famiglie, o Casa Paradiso, che non è stata citata, ma Casa Paradiso è stata nel 2013 occupata, ora fa tre anni, ci stanno 5 famiglie con una decina, più di 10 bambini, ok? Oltre queste soluzioni bisogna crearne altre, e come? Attraverso la pratica del self-housing, quindi l'autorecupero, attraverso la pratica appunto di recupero di strutture abbandonate, di edifici abbandonati in questa città, che qualcuno ce n'è e potremmo agire in quella direzione, edifici del demanio, come ha detto poco fa Sebastiano, che dice che ha incontrato il direttore del demanio, e che non ho capito sempre in questi incontri cosa si dicono e qual è poi il risvolto di questa, la ricaduta di questi incontri, e poi fare, e questo mi auguro che lo facciamo presto. Di questi incontri, scusa, si vedrà, si è visto con Forte Gonzaga, si vedrà con il secondo Palazzo di Giustizia, che a breve avremo più novità. Non la reggiamo più questa crisi. Mi auguro che assieme a questi si parli anche, arrivino anche le ex caserme di Bisconti. Quella è una soluzione che noi sposavamo, ma da un po' ci sembra paralizzata questa cosa. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi, naturalmente è un argomento che ci appassiona molto e potremmo stare qui a parlare ore e ore. Altre puntate. Speriamo insomma che veramente nel 2017 almeno qualche progetto possa essere terminato e che qualcuno possa finalmente andare ad abitare nelle abitazioni che siano consone e dignitose. Naturalmente confidiamo in lei, assessore Pino, per cercare di velocizzare un po' questo iter che dura da tantissimi anni. Non è colpa naturalmente solo di questa amministrazione, ma anche di quelle di prima, però dico, certo, è chiaro che bisogna un po' velocizzare, c'è un'emergenza abitativa che ogni giorno, come diceva anche lui, peggiora invece di migliorare, quindi insomma anche per colpa della crisi, quindi insomma la situazione è molto difficile. Grazie di essere con noi, grazie al tuo studio. Grazie a voi. E ora un servizio su un museo che sta crescendo sempre di più, i Ferri di Mestieri di Castanea. Recentemente è andato anche a visitarlo l'assessore del Miglio ed è stato anche benedetto da Monsignor Cesare Di Pietro, e ci sono tantissime novità che ci verranno spiegate in questo servizio. Sentiamo. Siamo con il Cavaliere dell'Ordine del Merito della Repubblica Italiana, geometra Domenico Gerbasi, siamo al Museo Etnoantropologico, c'è una manifestazione importante, diciamo che cosa, quali sono, diciamo, le cose più importanti che oggi verranno presentate. Ci sarà la presentazione di un libro del professore Giuseppe Rando, che è intitolato Vero e immaginario fra Sicilia e Calabria. In questo libro ci sono inserite 30 pagine dedicate a Maria Costa. La fortuna che noi abbiamo avuto oggi è che Maria Costa oggi avrebbe compiuto 90 anni. Abbiamo avuto l'onore di sentire recitate da parte della Maria Costa diverse poesie. Mi scrisse una dedica a Mimmo, che sia una goccia di unguento per le ferite dell'anima. Tra l'altro per questo bellissimo museo è stata fatta anche una tesi di laurea. E voi vorrete donarne una copia anche all'assessorato. La dottoressa Maria Grazia Ramuglia, 20 anni, ha sostenuto una tesi di laurea dedicata specificatamente sul museo, dicendo chiaramente la validità dei vecchi mestieri, e fra l'altro ci sono quei due periodi di cui ho parlato prima, uno che confronta il nostro museo con quello di Pitré, Cucchiara ed altri, Cassata, Parco Ialari e così via, e l'altro che, senza questione di merito e così via, che ritiene sia lodevole l'opera che noi, io dico noi per dire tutta la famiglia, il paese e così via, abbiamo realizzato, compiuto realizzando questo museo. Si può vantare di avere 391 reperti vincolate con decreto assessoriale
dichiarati di notevole valore, ha ottenuto da parte del Sovrintendenza delle Belle Arti due funzionari della Sovrintendenza due volte alla settimana che si rechino qui al museo affinché il museo prenda la vera forma in quanto deve essere protocollato, catalogato e tutto questo con tutte le didascalie che in esso vanno messe. Siamo al professor Giuseppe Rando che oggi presenterà qui al museo questo suo libro. E che libro è e cosa tratta? È fatto da due parti praticamente, una parte siciliana e una parte calabrese. Presenta alcuni scrittori siciliani da un lato e altri scrittori calabresi dall'altro, per lo più romanzieri, con uno spazio dedicato alla poesia, cioè a Maria Costa nel settore della Sicilia. E quindi è venuto fuori un volume nel quale è presente la letteratura e la mentalità messinese fra 800 e 900, attraverso la letteratura. Per cui io ho fatto rivivere in qualche modo Bonner, che a Messina è ed era, prima che io pubblicassi queste sue novelle, quasi sconosciuto, e che la nostra città, che amiamo, spesso è disattenta rispetto a questi grandi fatti letterari. E allora un servizio su alcuni finanziamenti che sta mettendo a bando la Onlus Franza Madacena, dei finanziamenti per il territorio che serviranno, diciamo, per dei progetti per persone che sono disoccupate o inoccupate. Sentiamo. Tiziano Minuti, questo importante evento oggi per presentare questi progetti che vengono anche finanziati grazie appunto al gruppo Caronte Turisti per la città. Sì, oggi l'Onlus Giuseppe Franza Elio Matacena lancia il macro argomento su cui chiedere alla società civile dell'area dello Stretto di presentare dei progetti che poi saranno vagliati da un comitato tecnico scientifico di altissimo profilo. Oggi presentiamo anche i componenti di questo comitato e saranno eventualmente ammessi al finanziamento. Si tratta di progetti che riguardano la città, riguardano la provincia? L'argomento che ha deciso il Consiglio di amministrazione è la creazione di occasioni di lavoro. Il lavoro è un tema, come dire, talmente endemico nel nostro territorio da non avere bisogno di ulteriori commenti. E si tratterà in particolare della creazione di occasioni di lavoro per gli inoccupati, cioè per coloro i quali non hanno ancora conosciuto il mondo del lavoro, ma anche per i disoccupati, cioè quelli che hanno perso il proprio lavoro, soprattutto se appartenenti a fasce di età complicate da ricollocare. E su questa base si chiederanno sia ai singoli cittadini che alle associazioni, alle cooperative, alle associazioni temporanee di impresa di presentare dei progetti e ci sarà un comitato tecnico scientifico che li valuterà, li validerà e li ammetterà al finanziamento. Un periodo di crisi sociale ed economica, ecco, voi vi date al territorio, cercate di dare una mano perché purtroppo le istituzioni non riescono più ad andare avanti. Beh, il taglio dei finanziamenti che dallo Stato arrivavano alla periferia è un problema ormai strutturale nella gestione della cosa pubblica del nostro Paese. Naturalmente un Onlus, e la Franza Madacena non fa eccezioni, non può sostituirsi al pubblico. Noi cerchiamo di restituire al territorio un po' della ricchezza che si è creata in questi anni, operando sul terreno sociale, in verità sistematizzando un'attività che già esisteva da sempre, quella del finanziamento di singole situazioni, di singole istituzioni, di singole associazioni. Adesso con l'Onlus si intende mettere in ordine questa vicenda, strutturarla e lasciarla permanentemente al servizio di questo territorio. Oggi qui per presentare questo progetto della Garante Turistica per finanziare dei progetti per la città. Presentiamo l'avviso che è una sollecitazione ai soggetti del terzo settore, privati o organizzazioni, affinché considerino la possibilità di sviluppare delle iniziative traducibili quindi in progetti per i quali chiederanno un sostegno finanziario e il Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione li valuterà e stabilirà se e in che misura sarà possibile sostenerli, ovviamente nei limiti delle risorse della Onlus stessa. C'è già un budget previsto? Sì, è pressoché interamente il fondo del 2016 che era di 500.000 euro, è stato fatto un piccolo accantonamento per un contributo già dato
in occasione del terremoto alle vittime dello stesso, e quindi pressoché interamente sarà destinato a questo scopo, e dovrebbe unirsi anche quello del 2017, visto che già siamo alla fine del 2016. Come di consueto passiamo alla parte dedicata alla cultura e allo sport. Questa sera abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi un ospite d'eccezione che è Antonello Bertuccelli, cintura nera, quinto dan di Shorinji Kenpo. Buonasera Antonello. Buonasera a voi, grazie dell'ospitalità. Noi abbiamo avuto il piacere di rivederci dopo tanti anni. Veramente. Perché abbiamo iniziato, si può dire, in periodi molto lontani, ma non diciamo quanto, E allora, raccontaci un po' come inizia la tua attività, dove inizia e chi è stato il tuo maestro. Io ho iniziato con le arti marziali fin da bambino. Ho iniziato con il classico karate, che è il Shotokan, che allora negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, andavano per la maggiore. Poi con un gruppo seguito dal maestro Marchetti ci siamo un pochino dedicati a quello che era all'epoca il Kenpo, quando poi sempre con Sensei Marchetti siamo riusciti ad contattare delle persone che comunque praticavano Shorinji Kenpo. Un saluto particolare al maestro Riccardo Marchetti. Esatto. E così il gruppo messinese allora che si era un pochino poi allontanato dal Kenpo, insieme a un altro gruppo che intanto al nord aveva iniziato sempre Shorinji Kenpo, che ci siamo riuniti e abbiamo cercato in qualche modo di intraprendere questa disciplina che a noi in quel momento... Ecco, tu hai parlato di Shotokan, che sul fine degli anni 60 andava per la maggiore. Che differenza c'è tra la disciplina dello Shotokan e quella dello Shorinji Kenpo? Spieghiamolo agli amici delle spettatori. Lo Shotokan è uno stile di karate giapponese, prettamente di combinazione attive. Cioè, quando parliamo di combinazione attiva parliamo di calci, pugni e parate. Che si chiamano kata? In particolare, il kata sono delle forme che comunque sono inglobate in tante discipline di arti marziali. E lo Shorinji Kenpo invece è una disciplina un pochino più ampia, perché abbraccia diversi componenti. Noi li chiamiamo Go, Juo e Seo, cioè quello che è la struttura dello Shorinji Kenpo. Go è inteso come parte attiva, quella che potrebbe somigliare al karate, dove praticamente le composizioni sono fatte da tecniche di calci, di pugni, parate e tutto quello che è la parte attiva. Il Juo invece è la parte passiva, che potrebbe potremmo paragonare a quello che è il judo, jiu-jitsu, dove ci sono tecniche di leva, torsioni, lanci, con una caratteristica particolare che non c'è bisogno di contatto per fare delle tecniche di lancio, ma si studiano delle caratteristiche fisiche e fisiologiche per eseguire delle tecniche di torsioni e leve a distanza. Infatti, come mai tu hai deciso dallo Shotokan a passare poi allo Shorinji Kenpo? Cosa ti ha spinto? E che dopo tanti anni di pratica di karate, sia Shotokan che Kenpo, siamo rimasti affascinati da quello che era la struttura dello Shorinji Kenpo. Questo grazie a Sensei Marchetti, che comunque insieme ad altri istruttori dell'epoca sono riusciti comunque a contattare anche degli istruttori giapponesi. Anzi, vorrei nominare Maihara Sensei, che è stato quello che comunque è arrivato in Italia e ci ha indirizzati a quello che è stato poi lo Shorinji Kenpo storico italiano, che parte più o meno come data storica dalla fine degli anni 70. Quindi tu hai fatto tutta la gavetta. Sappiamo che è uno sport che comporta, come tutti gli sport, ma questi sono anche discipline, rientrano nella categoria delle discipline, tanti sacrifici che ti hanno portato a conseguire appunto la cintura nera e poi il quinto dan attraverso tutti gli stadi. Sì, attualmente sono un istruttore della Federazione Italiana Shorinji Kenpo, sono quinto dan e direttore federale per il Sud Italia. Lo Shorinji Kenpo è una disciplina giapponese, chiaramente come tutte le altre arti marziali storicamente sono discipline che provengono da millenni di anche storia. Anche perché mi pare che si sposa con una filosofia, se non sbaglio, lo Zen. Lo Shorinji Kenpo sì, lo Zen, infatti tutte le discipline marziali hanno come base lo Zen.
Lo challenge campo diciamo moderno, che poi quello che è stato strutturato dal suo fondatore Toshi Nso, un personaggio carismatico giapponese, e parte diciamo da subito dopo la guerra, e nasce come disciplina proprio marziale per costruire degli individui forti sia nel corpo che nella mente. Quindi è importante inquadrare bene quello che è la disciplina dello Shorinji Kenpo, che non è una semplice arte marziale. E tra l'altro c'è anche il controllo che insegnano gli istruttori, perché a volte magari può pensare sono degli sport violenti, no, invece al contrario. No, cosa diciamo succede? Già lo Shorinji Kenpo già ha diciamo delle basi importanti, e segue tre combinazioni diciamo importanti, che sono l'arte marziale, diciamo la difesa personale, lo sviluppo psicofisico e la buona salute. Queste sono diciamo la struttura principale che... E soprattutto il controllo in talune situazione. Certo. C'è la difesa personale senza andare oltre. Senza andare oltre, certamente. Il rispetto verso se stessi e soprattutto verso gli altri. No, parlaci invece delle tue soddisfazioni dal punto di vista dei campionati nazionali, ne parlavamo. Diciamo che lo Shorinji Kenpo non ha una vera e propria competizione. La competizione che diciamo determina lo Shorinji Kenpo si esegue attraverso l'embu, che sono delle combinazioni prestabilite, e dei randori, che comunque sono combattimenti sempre comunque tra partecipanti di Shorinji Kenpo, perché non ci deve essere un vincitore e diciamo un perdente. Ci cioè sono delle diciamo due persone che comunque collaborano e comunque crescono insieme. Ci sono la struttura diciamo competitiva dello Shorinji Kenpo di base, il Lembu, e anche in questo diciamo come federazione abbiamo avuto tante soddisfazioni. Io quando ero tanti anni fa ho avuto delle soddisfazioni partecipando ai campionati europei a Parigi, in Giappone pure con Sensei Marchetti ci siamo qualificati diciamo nelle finali, siamo arrivati diciamo nei primi 3-4 posti diciamo nel mondo, e niente, sono stati... Ne parlavamo prima, Messina ha una lunga tradizione per quel che riguarda lo Shorinji Kenpo, come mai? Come dicevo prima, alla fine degli anni 70 il nostro gruppo si è un pochino distaccato da quello che erano le discipline classiche dell'epoca, il karate, il kenpo, e ci siamo appassionati dello Shorinji Kenpo, e quindi da quel momento in poi, con tanti sacrifici, perché chiaramente non avendo all'inizio dei punti di riferimento, siamo dovuti un pochino andare al nord, a Parigi, dove c'era un altro istruttore diciamo che era rappresentante della Federazione Mondiale della WASCO, la World Shorinji Kenpo Organization. A proposito di questo, perché i giapponesi sono sempre più forti in questa disciplina? Diciamo, non parliamo di forza, diciamo che è una loro cultura, cioè una loro, come per noi è il calcio, per loro è l'arte marziale, esatto. È radicato diciamo, nel loro... Anche se in soddisfazione gli italiani mi pare che negli anni ne abbiamo avute parecchie. Non c'è dubbio, questo non c'è dubbio. Sì. Bene, progetti per il prossimo... Niente, noi proprio in questi giorni abbiamo concluso diciamo con uno stage interregionale. Siamo proiettati al campionato del mondo che sarà diciamo, fine agosto in California, quindi lì speriamo di ottenere anche dei buoni risultati sia a livello diciamo, di gruppo, sia a livello di federazione, sia a livello anche personale dei ragazzi che riusciranno diciamo, a qualificarsi per questi campionati. Bene, cosa vogliamo dire ai ragazzi che eventualmente volessero accostarsi a questa disciplina? Diciamo, lo Shorinji Kenpo è aperto a tutti. Grandi, piccoli, donne, insomma tutti quanti, è una disciplina che può essere diciamo, che si può iniziare a qualsiasi età, perché non è un vero e proprio sport, ma proprio sottolineiamo l'aspetto della disciplina. Bene, ringraziamo Antonello Bertuccelli, grazie per tutto quello che ha fatto e tutto quello che farà, migliore in bocca al lupo per le prossime grazie a voi, per grazie i prossimi campionati, e alla prossima, grazie. Grazie. E questa sera abbiamo un grande ritorno, il ritorno di Francesca Maio, la nostra designer che ritrae i personaggi presenti in studio, e questa sera veramente siamo emozionati, sia io che Gianluca, è vero Gianluca? Sì, assolutamente, il ritorno di Francesca ci fa molto piacere, naturalmente con la stessa professionalità e la stessa serietà lei tornerà qua a farci queste bellissime vignette sugli ospiti della serata. Buonasera, con enorme piacere. E a questo punto vediamo cosa ci hai presentato. Veniamo per Natale, quindi veniamo come dono di Natale, veniamo in tema natalizio. Babbo Natale, il primo ospite, buon Natale al metro cubo. Si parla di densità edilizia, di baracca in questo caso.
Allora, abbiamo parlato di soluzioni più volte, siccome spesso sentiamo soluzioni, è la prima volta che affrontiamo il tema, io l'ho visto un po' un gioco e allora l'ho un po' reso ironico. Ogni quattro baracche costruiremo una casa, ogni casa costruiremo un albergo e ogni residente non abusivo ogni volta è passato via di 200 euro, un po' alla Monopoli, sperando però che non finisca ad un gioco da tavolo. L'assessore Pino questo. E Pino. Sempre dal laboratorio di Babbo Natale abbiamo un altro ospite che ha un sacco di buoni propositi. La casa è un diritto per tutti, per cui l'abbiamo visto come un elfo, ed è Currò. Infine, voglio chiudere con il presepe, i nati abusivi. Ovviamente c'è un'intervista e viene chiesto alla nostra presidente, anzi, lei ci dice praticamente che hanno già per questa costruzione abusiva predisposto uno sgombero e un presequestro. Allora rispondono, ma è un presepe? Appunto, sono occupati abusivamente, per cui nati abusivi, anche questo è Buon Natale. Nostra direttrice dell'ACP. Direttrice. Bene, grazie a Francesca che come sempre coglie le sfumature dei personaggi, entra nell'animus dei nostri ospiti. E grazie e alla prossima, speriamo di averti ora, da ora sempre tutte le puntate. Sempre con noi, sempre per forza, con noi. Per anche perché, diciamolo, ci sei mancata tanto. Assolutamente. È corrisposto. Da parte tua un augurio a tutti i nostri cittadini, perché comunque ormai è la puntata quella che poi c'è il Natale. Allora, noi auguriamo indubbiamente un buon Natale e buone feste a tutti. Forse ci sentiamo un po' più vicini a chi questo Natale non lo passerà nel modo, diciamo, migliore, e magari alle famiglie e alle persone che da poco hanno avuto l'infortunio qui a Messina. Per cui, insomma, buon Natale a tutti, in particolar modo a chi non lo passerà serenamente. Grazie, grazie ancora. Grazie Francesca e alla prossima. E adesso, Dulcis in Fundo, il maestro San Filippo reciterà un brano di sua ultima composizione. Prego, maestro. La poesia che leggerò stasera riguarda il Natale, le buone feste e tanta buona salute. La festa natalizia per tutti una delizia, a lungo essa rimane, dura due settimane. Si scambiano gli auguri, si fanno gli scongiuri, la festa del Natale, festa fondamentale. E giorno dopo giorno quasi è concluso l'anno, con altre feste intorno arriva il Capodanno. E le famiglie attorno d'amarsi più sapranno. Tre feste nel Natale, Natale e Capodanno, Befana è la finale e nel mezzo il nuovo anno. Or d'affetto emergenti, chi invita i genitori, chi invita altri parenti, si scambiano gli amori, si scambiano sentimenti, i cuori vicini stanno, e in tal buoni momenti arriva il Capodanno. Conclude la Befana la gran festa cristiana. È festa dei bambini, anche dei ragazzini, festa dei ragazzotti, nonché dei giovanotti. Festa dei genitori e pur di tutti i cuori, festa di tutti i nonni, magari degli insonni. Festa d'ogni vivente, festa da cuor sincero, e festa d'ogni gente, in quanto ven davvero il Padre Onnipotente, il Dio del mondo intero. Grazie al maestro San Filippo per la poesia che ha composto in tema ovviamente con il periodo, e augurando buon Natale e felice anno nuovo a tutti i nostri amici telespettatori che ci hanno seguito e sono sempre più numerosi. E passo la parola al mio collega Gianluca Rossellini. Adesso pubblicità. Finisce anche questa 12ª puntata di Messina può rinascere. Ricordiamo la nostra pagina Facebook Messina può rinascere, la nostra email messinapuorinascere@gmail.com e la nostra pagina Twitter Messina può rinascere. Ricordiamo anche lo staff tecnico Alberto Lunghidano, Daniele Brigandini, Antonio D'Arrigo, e naturalmente auguroni di Buon Natale a tutti i nostri telespettatori che, come sappiamo, sono sempre di più.
Ringraziamo naturalmente i nostri sponsor di studio che sono Nino San Filippo Strumenti Musicali, Eureka Ufficio, Motostore di Tarrico, Procopio, Flex, Farmacia Pirri, Sapore Divino e Sicilia Post. E nell'augurarvi un buon Natale e un felice anno nuovo, ricordatevi, Messina può rinascere, basta crederci.